Io all'elementare usavo il piccolo Palazzi. Da piccolo, piccolo Palazzi. Comunque, era un dizionario della lingua italiana. Tutti sanno cos'è un dizionario, no? Una raccolta in ordine alfabetico di parole con relativa definizione. E questo lo sanno tutti. Ma forse non tutti sanno che il primo dizionario della storia è stato pubblicato in Italia nel 1502 da Ambrogio Calepino, tanto che Calepino è diventato un sinonimo di dizionario. Avete visto il mio Calepino? È lì il mio Calepino? Scusate, qualcuno ha visto il mio Calepino? L'evoluzione, diciamo così, storica del dizionario è il dizionario enciclopedico. L'enciclopedia, più o meno. Una raccolta in ordine alfabetico di articoli su un'ampia gamma di argomenti, oppure su un ramo specifico della conoscenza umana. Ora, se quegli articoli non fossero scritti, ma fossero dei brevi video, beh, va da sé, no? Dizionario e video? Dai! Il vidizionario! Video e dizionario, eh? In internet ci sono un sacco di vidizionari, come Spread the Sign, un vidizionario della lingua dei segni internazionale. Dizionario, video, vidizionario, vidizionario. Oppure vidictionary.com. O ancora il vidizionario del teatro fatto da attori del TDF. Molto divertente. Oppure come questo. Cioè, questo, no? Questo video è parte di un vidizionario. Di cosa? Del teatro? No. Perché parlo anche di cinema. Il vidizionario dell'attore. Però parlo anche di regia, di montaggio, di scrittura. Vabbè, diciamo il vidizionario delle curiosità dell'attore. No, neanche questo non è proprio giusto. Il vidizionario delle curiosità che interessano me, che sono un attore. È il mio vidizionario. Vi come vidizionario. Speriamo vi piaccia.